Operazione in tutta Italia contro i presunti autori delle violenze nelle manifestazioni NoTav di giugno e luglio. La polizia arresta 25 persone tra anarchici e insurrezionalisti. Come il telegiornale del Piemonte, dunque, lo avete sentito nei titoli, partiamo dal blitz che si è svolto questa mattina all'alba in tutta Italia. Arrestati i presunti autori delle violenze e degli scontri durante le manifestazioni NoTav del 27 giugno e 3 luglio dello scorso anno. 25 arrestati, tutti esponenti del mondo dell'autonomia, dell'anarchia e dei centri sociali. Il movimento NoTav risponde con una fiaccolata a Bussoleno e un presidio a Torino. E riguardo le manifestazioni dell'anno scorso parla di violenza sproporzionata da parte della polizia. I servizi di Gianmario Ricciardi e Paolo Volpato. 25 arresti in carcere, uno ai domiciliari e obblighi di firma. 42 provvedimenti in 15 province, da Macerata a Roma, da Bergamo a Modena, due in Valsusa. Guido Fissore, consigliere a Villar Pocchiardo, che aveva accompagnato una scolaresca in gita davanti al cantiere. Giorgio Rossetto, del comitato di lotta di Bussoleno, leader di Ascatasuna. E i NoTav, in presidio a Vaie, confermano la solidarietà e la fiaccolata. 9 gli indagati a Milano, 1 a Genova. Ci sono 2 ex brigatisti di Torino e di Pistoia, quasi tutti autonomi e anarchici. A Padova un attivista del Centro Pedro, studente di 20 anni. Tra le accuse, lesioni, violenza, resistenza. Centinaia le perquisizioni nei centri sociali, dal Barrocchio all'El Paso. Sullo sfondo gli scontri alla Maddalena di Chiomonte del 27 giugno e 3 luglio 2011. 200 feriti tra le forze dell'ordine, decine tra i manifestanti. 6 mesi dopo, blitz all'alba in mezzo Italia, gli ordini del PM Andrea Beconi con Giancarlo Caselli, che con la Digos hanno visionato le immagini, raccolto le testimonianze, incrociato dati, formulato le accuse tutte individuali. 3 soltanto delle 41 persone sono della Val di Susa. Sbaglierebbe gravemente, secondo me, chi pensasse che questa è un'operazione contro la Val di Susa, contro il movimento NoTav, contro il dissenso, contro la legittima manifestazione mantenuta nel perimetro della legge. Riguarda esclusivamente fatti di reato addebitati, addebitabili a persone specificamente individuate, individualmente colpite da elementi di responsabilità penalmente rilevanti. Sempre Chiomonte, la prima manifestazione il 27 giugno. All'alba viene chiusa l'autostrada e 2000 agenti con le ruspe abbattono le barricate e il presidio che il movimento NoTav ha eretto per impedire l'inizio dei lavori. Dai manifestanti un fitto lancio di pietre, contro le ruspe rami e tronchi. Gli agenti rispondono, 64 di loro restano feriti o contusi. Come sempre le violenze e gli scontri coinvolgono una parte limitata del movimento. Seconda manifestazione una settimana dopo, il 3 luglio, contro l'avvio degli scavi per il tunnel esplorativo della TAV. 6.000 manifestanti, dice la questura, 10 volte tanto, affermano i NoTav. Di sicuro molti sono arrivati da altre città e anche dall'estero, Francia, Germania, Spagna. Mentre una gran parte di manifestanti sfila pacifica, l'area recintata attorno alla Maddalena di Chiomonte viene assediata. Lanci di pietre, petardi, martelletti. 188 feriti e contusi fra le forze dell'ordine, altrettanti fra i manifestanti, talvolta a causa dei lacrimogeni. Non è l'ultimo grande momento di tensione in Valsusa. A dicembre un corteo sfila senza violenze, mentre altri ingaggiano gli scontri. E anche su questo ci saranno indagini.